siamo qua per presentarci, anche se già ci siamo visti molte volte, per presentare la nostra organizzazione, che sicuramente sarà una base di organizzazione che in futuro sicuramente completeremo. E, niente, già dallo scorso anno l'area tecnica, quindi come ben sapete capeggiata dal direttore Sogliano, avevamo come idea quella di avvicinare la squadra primavera un po' alla prima squadra. E poi lo scorso anno non è stato possibile subito farlo, da quest'anno abbiamo cominciato a, anche se sicuramente dovremo migliorarla questa cosa qua, però ad avvicinare la squadra primavera alla prima squadra. E per questo motivo io, che come sapete sono un collaboratore del direttore Sogliano, spesso seguo la squadra primavera. E Gennaro è responsabile del settore giovanile, quindi si occupa maggiormente delle squadre dall'under 17 in giù, anche se Gennaro è una persona che io conosco da molti anni, che anche il direttore Sogliano conosce da molti anni, quindi c'è fra di noi scambio di idee, scambio di informazioni, grande collaborazione. Siamo contenti che degli allenatori, tra cui De Angelis, che l'anno scorso, come ben sapete, ha allenato una squadra di Lega Pro, ha accettato di sposare il nostro progetto, come De Angelis anche alcuni del settore giovanile, come Longo, come De Luca. E speriamo di far bene, e sicuramente noi siamo qua ad impegnarci tutto il giorno per il bene del Bari, per il bene dei ragazzi, e speriamo di far crescere i ragazzi. E sicuramente quello del settore giovanile, come voi sapete, è un lavoro a lungo termine, perché sicuramente i risultati si vedranno fra qualche anno, e soprattutto ci vuole del tempo per organizzare e per seminare bene. La scelta viene fatta innanzitutto da un punto di vista etico, quello non può mancare, quello è fuori di discussione, anche perché il discorso etico è alla base del settore giovanile, a maggior ragione proprio evidenziato in grande deve essere proprio la base. Se in prima squadra è scontato, nel settore giovanile deve esserlo di più, fondamentale. Quindi io sono straconvinto che abbiamo scelto innanzitutto dei grandi uomini, e poi sono anche convinto del fatto che sono molto preparati tecnicamente questi ragazzi qua. E da cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti perché quando si parlava a colloquio eravamo sempre presenti il Fabio, una volta ci parlava lui, una volta ci parlavo io, non abbiamo lasciato nulla al caso, e poi dopo le emozioni alla fine escono fuori. Abbiamo visto che ognuno di questi allenatori che abbiamo scelto, quando hanno parlato con noi, comunque gli occhi brillavano, avevano interesse e avevano voglia di stare in questo progetto. Quindi, ripeto, anche in questo caso qui abbiamo fatto uno staff, secondo, a mio avviso, di gente che ha un grandissimo entusiasmo e di gente che ha voglia di emergere. Perché con i giovani ci vogliono allenatori che hanno entusiasmo. Non basta avere un patentino o essere uno che ha un curriculum. Ci vuole tanto di quell'entusiasmo, perché i giovani vanno ascoltati, vanno osservati, e non basta solo guardarli o mentre calciano la palla, bisogna anche guardarli al di fuori. L'entusiasmo è notevole, anche perché, come tu sai bene, sono arrivato in un ambiente dove lo considero casa mia, visto e considerati che ho finito la mia carriera qui a Bari e l'ho finita davanti a tanta gente. Quindi tornare a Bari per me è stato come andare a casa di un amico e prendere un caffè, anzi di più forse. Ho trovato delle persone, innanzitutto approfitto anche per ringraziare il presidente e Sean Sogliano, che mi hanno scelto, e poi l'entusiasmo è tanto, perché comunque fare il responsabile del settore giovanile di una società come Bari, che è un settore giovanile che ha una storia importante e che tra l'altro è anche nell'albo d'oro di chi ha vinto il torneo di Viareggio e quant'altro, penso che è notevole l'entusiasmo.